Ecco, in città in questi ultimi mesi c'è un fenomeno che è quello, quel, proprio quello dell'amovida nell'età dei ragazzi dai 14-15 anni. e Proprio nelle pieghe di questo fenomeno sono state anche sospese alcune attività come stavano alcolici a questa fascia generazionale. È un problema anche dei, dei genitori, secondo lei questo, bisognerebbe fare anche un appello ai genitori a tutelare meglio quelli che sono anche i propri figli? È, una, è un mio obiettivo, ma non perché intendo perseguire, perseguitare i gestori di esercizi pubblici che tra l'altro tengo a ribadire nella maggior parte dei casi in questo capoluogo, in questa provincia, svolgono eh, la loro attività in modo encomiabile rispettando le normative. Ma laddove però noi riscontriamo delle eh, violazioni si interviene con fermezza perché eh, abbiamo, interveniamo quando vediamo che un determinato locale più volte commette determinate situazioni. È ovvio che c'è stato un momento in cui i ragazzi non andando a scuola, non vedendo nessuno, chiusi in casa, solo col computer, lezioni da casa. Poi a un certo punto, quando hanno rivisto che si riconquistava la libertà, sono esplosi soprattutto nel periodo estivo. Eh, tenuto conto proprio del periodo che stiamo attraversando e quindi che l'interesse, l'obiettivo di tutti è la salute, anche per poter continuare a godere di queste attività, secondo me è importante che la famiglia sia più presente soprattutto a livello di orari e soprattutto andando a verificare dove vanno e che tipi di, di locali frequentano eh, i propri figli.